Presidente, come mai abbiamo deciso di optare per quest'altro tipo di raccolta dell'olio? Perché in origine, come ha ben detto lei, c'erano dei bidoni stradali, ma questi bidoni stradali poi sono stati distrutti praticamente e non sono serviti assolutamente a nulla se non a sporcare le aree, sporcare ulteriormente le aree dove venivano posizionate. Questa è la prima risposta. La seconda, questi contenitori, questo progetto di raccolta dell'olio non è diretto alle attività commerciali. Le quali attività commerciali devono procedere per conto loro al riciclo dell'olio? Noi ci stiamo rivolgendo all'utenza pubblica, cioè al privato Per cittadino. questo io dicevo, Siccome diciamo dobbiamo incentivare, privato. perché siamo a scuola? Perché chiaramente sappiamo che Cerignola non si distingue, diciamo, per civismo e per buone pratiche ambientali. Un po' per noi, un po' perché, diciamo, è insito in noi questa capacità di non amare la nostra città, di non rispettare i luoghi pubblici, le cose pubbliche. E quindi noi, carichi di questa esperienza, abbiamo deciso di distribuire questi raccoglitori di olio non per la strada, ma dentro delle istituzioni, dei centri di aggregazione, dei punti dove tendenzialmente si va, voglio dire, come può essere la parrocchia, come può essere la scuola, come può essere un centro commerciale, un supermercato. Noi praticamente metteremo questi raccoglitori ovunque ci venga data la possibilità di metterli. Infatti abbiamo chiesto ai dirigenti scolastici, io ringrazio i dirigenti di questa scuola, è stato il primo ad accogliere subito e favorevolmente la possibilità di montare qui un raccoglitore di olio, perché cosa succede? Una mamma, capisco benissimo che non può, una mamma, un cittadino comune che va a lavorare, capisco che si trova scomoda a prendere la bottiglia, a portarla, devo andare lì, lo devo trovare il contenitore e quant'altro. Un altro conto è portare il proprio figlio a scuola, dice, sai, mi porto la mia bottiglia da chilo di olio che ho recuperato, lascio il bambino e deposito la bottiglia lì, presso la scuola.